Mamma mia, che bello che è questo Mewtwo corazzato. Ma non è un Mewtwo qualunque, perché a quanto vediamo dalla coda, che è di color verde, questo è un Mewtwo corazzato shiny. E campioncini, che bellissima cattura, che bellissimi episodi che stanno uscendo dalla Pixelcraft, perché stiamo sbloccando un sacco di versioni nuove di Pokémon. Ma non è finita qua, l'esplorazione del mondo Pokémon continuerà. Più questa serie la volete, più scopriremo cose nuove, battaglie epiche, Pokémon completamente sconosciuti e un sacco di grandissime novità. Campioncini, benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio della Pixelcraft. Ora noi dobbiamo subito dire partire dicendo che dovete lasciare un mi piace per supportare come sempre questa serie qua dei Pokémon su Minecraft, ma non solo, oggi torneremo in esplorazione, anche perché il nostro amico NPC là in fondo non se n'è andato, è ancora lì che ci aspetta, sicuramente ci avrà da dirci qualcosa, qualche novità all'interno del mondo, perché appunto dopo aver praticamente ottenuto questo incredibile Mewtwo shiny corazzato, vi ricordo che negli scorsi episodi abbiamo catturato anche Rayquaza shiny. La nostra squadra sta diventando sempre più bella e sempre più importante, ma ancora non abbiamo raggiunto il livello 100, questa è una grandissima pecca e un pochino mi dispiace, ma va bene così. In questo momento sono super curioso di sapere cosa ci vuole dire il nostro amico, ma prima di tutto, oh ma fermi, ma ci sono due Absol boss leggendari uno a fianco all'altro? Ma com'è possibile? Ok, uno è leggendario, l'altro cos'è? Perché, oh, c'è anche un Typhlosion che cammina così in giro per il mondo. Peccato che già ce l'abbiamo. Fosse stato un Blaziken sarebbe stato giusto un pelo più divertente, ma in questo momento non ci interessa. Quello che voglio scoprire è questo Absol che non vedo cos'è, che tipo di... Oh, è Ultimate! E questo qua è leggendario. Cioè, ragazzi, sono spawnati due boss uno a fianco all'altro, uno Ultimate e uno leggendario, che potrebbero dropparci le Master Ball, ma non solo! Sono entrambi uguali! Sono due Absol! Partiamo da quello leggendario, così possiamo capire se possiamo poi eliminare anche quello Ultimate. Per fare questo, voglio attaccarlo con il nostro Rayquaza. In questo modo direi che possiamo capire se possiamo eliminare anche quello Ultimate. Soprattutto se il mio Rayquaza è tanto potente quanto stiamo dicendo. Beh, mi ha tolto metà vita, ma anche noi l'abbiamo quasi del tutto eliminato. Posso partire con Extreme Speed per eliminarlo, e infatti grazie a questa incredibile mossa lo abbiamo abbattuto. E possiamo ottenere l'Absolite, la super mega pietra per ottenere anche per noi Mega Absol. Ma non è quello che vogliamo. Quello che vogliamo noi è eliminare anche questo di Absol, che però è a livello 125. Ora posso mega evolvere il mio Rayquaza, anche se sarà completamente inutile, perché sicuramente questo Absol sarà più veloce del mio Rayquaza. E voi direte, Marco, perché l'hai fatto? Perché io ho un mega Rayquaza e soprattutto Absol non mi ha abbattuto il mio Rayquaza, che con Extreme Speed potrebbe attaccarlo per primo, ma non l'abbiamo eliminato. Lui ha eliminato il nostro super Pokémon leggendario Mega. Adesso io butto in campo il mio Kyogre, che oggi è diventato minuscolo, si è ristretto. Fa niente, non pensiamoci, ma le mie mosse sono diverse. Mi hanno resettato il mio Kyogre. Ah, dannazione, dopo andiamo a sistemarlo. Questa cosa qua non va affatto bene. Ho ottenuto una caramella rara e una Lustrous Orb. Oh, 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 questo oggetto è rarissimo, oltre che super importante per noi, perché collezionando le 5 possiamo andare a catturare Palkia di tipo Origin. Dato che noi Palkia già ce l'abbiamo shiny, possiamo prendere questo bellissimo orb e metterlo da parte, qua, nell'angolino, a tenere sott'occhio. Direi che mettiamo via anche questa mega pietra, poi prendiamo le ghicocche gialle e nere, perché in questo modo posso mettermi qua e craftare un po' di Ultra Ball, che potrebbero servirci effettivamente. Quindi ne possiamo craftare, vediamo quanti tipi di dischi possiamo craftare. Ben 32 per adesso, più queste qua nere vanno a 38. Poi andiamo anche a pressarle, quindi le mettiamo qua dentro. Qua dovremmo avere un bel po' di dischi tra Ultra Ball, Velox Ball e anche dischi di ferro, che voglio prendere istantaneamente. Ma intanto che qua c'è tutto quanto, voglio leggere cosa ci vuole dire il nostro amico Bubba Peter. Il primo evento leggendario è disponibile nell'isola della savanna. Per parteciparci servono 3 Pokémon leggendari che abbiamo e 3 Pokémon di tipo fuoco. Oh, questo è interessante. Noi di tipo fuoco, se non mi sbaglio, però abbiamo solamente 2 Pokémon che vediamo dovrebbero essere il mio Typhlosion e il Charizard shiny che abbiamo ottenuto nello scorso episodio, che però è solo a livello 37, e anche Camerupt in realtà abbiamo, che potrebbe essere tanto utile per noi. Però chi possiamo sacrificare nel mio team? Beh, Kyogre è fondamentale con la squadra e con le mosse giuste. Beh, possiamo tenere però questi 3 di tipo fuoco, che non sono per niente male, se però andiamo a potenziarli un attimino. Quindi io direi, andiamo a sistemare subito il nostro Kyogre qua, subitissimo, anche perché siamo messi molto male se non ce l'abbiamo al massimo delle nostre potenzialità, e vediamo cosa possiamo insegnare.
nominarli. Abbiamo Body Slam, poi cos'altro abbiamo qua dentro che potrebbe essere utile? Origin Pulse? Non lo so, direi il posto di idropompa potrebbe servirci. Con me ho un altro Thunder, meno male per noi, perché in questo modo possiamo darlo direttamente al mio bellissimo Kyogre che andiamo a selezionare in questo momento, Thunder, e lo insegniamo al posto di Water Pulse. Ottimo. Immagino che Surfwake è all'interno del mio inventario, vuol dire che anche su Typhlosion non è stato inserito. Non è stata inserita nessuna mossa, sono tutti quanti resettati. Oggi il bug del reset si è ripresentato molto bene. Per questo motivo dovrò andare anche a sprecare un sacco di Ultra Ball, mi state dicendo. Controlliamo come è messo. No, allora il mio Rayquaza è perfetto. Poi Mewtwo come è messo? Vediamo se c'è qualche cosa di interessante qua. No, Mewtwo è giusto, ok. Kyogre lo abbiamo appena sistemato. A questo punto direi di controllare un attimo se abbiamo delle mosse utili da inserire sicuramente su Typhlosion, come Lanciafiamme, che è una mossa che non possiamo non avere su Typhlosion stesso. Poi vedo che abbiamo anche Lavaplume, che è importante come mossa al posto di Burn Up. E poi magari qualche altra mossa, come vediamo. Vediamo se abbiamo qualche altra. Magari Quick Attack al posto di Double Edge. No, direi che così è molto messo bene. Ora posso potenziare però il mio Charizard, perché solamente a livello 37 non ci servirà assolutamente nulla così basso per un dungeon di tipo leggendario. Se non erro qua abbiamo 9 caramelle XP Candy XL che andiamo a dare istantaneamente al mio Charizard, e direi che questo Camerupt rimane un po' come un Pokémon cuscino che possiamo utilizzare nelle battaglie per poi curare i miei Pokémon. A questo punto, caro Charizard Shiny, è arrivato il tuo momento di diventare forse un potenziale membro del mio team più importante della Pixelmon. Però cosa possiamo insegnare? Scary Face? No. Vedo che sta crescendo pochissimo di livello rispetto a quanto mi aspettassi, quindi mi sa che ci plafoneremo più o meno intorno al livello 70. Inferno non è una mossa che voglio insegnargli. Spero che però con tutte quante queste caramelle XP Candy XL almeno al livello 70 lo portiamo. Vediamo cosa possiamo insegnare. Flare Blitz al posto di Dragon Breath sicuramente. Poi saliamo e arriviamo al livello 68 anche grazie a questa caramella rara. Non siamo messi molto bene in realtà, campioncini, ma va bene comunque così. Abbiamo 3 Pokémon leggendari che saranno fondamentali per noi. Qua la pressa sta funzionando tanto bene. Ho notato che più o meno abbiamo pronte altre 23 Ultra Ball, ottime per noi, perché se abbiamo bisogno di qualche cattura le abbiamo da parte. Quindi 1, 2 e poi 3. Perfetto. Con queste Ultra Ball che abbiamo appena craftato, vediamo se Charizard può imparare qualcos'altro di interessante, ma a quanto vedo no. Ce lo aspettava un attimino, e direi curiamo tutto il nostro team e andiamo nell'isola della savanna. Eccoci qua. Perfetto, direi che dobbiamo esplorare questa zona, perché dovrebbe esserci quindi disponibile un bel dungeon leggendario, caro Bon Scraggy, che tu sicuramente non sei un leggendario in questo momento e non lo sarai mai. Però, tecnicamente, qua in giro dovrebbe trovare... Quello è un Charizard Shadow? Anche un Blaziken Shadow? Attenzione! Mi sa che abbiamo trovato quello di cui avevamo bisogno. Quello so cos'è, ragazzi. È la mia versione preferita di Typhlosion, che non è che ne abbia tante tra quella Shiny e quella di Isui. E invece, ragazzi, quello è proprio un Typhlosion di Isui. Mi state dicendo che posso sbloccarlo? Però, ragazzi, quella che abbiamo qua davanti è una battaglia importantissima. È il primo dungeon leggendario di tutta quanta la serie. Vuol dire che sarà difficilissimo per noi da poter sfidare. Abbiamo con noi delle cure, abbiamo solo 5 max revive, che sono veramente pochi. Ed è particolare come dungeon. Boss leggendario. Beh, direi che sono pronto per sfidarti. Essendo che credo che questa sia una sfida di Pokémon di tipo fuoco, partire con Kyogre potrebbe essere la scelta migliore in questa battaglia. Vedremo se riuscirai a vincere un Pokémon speciale. Parte la sfida. I Pokémon sono sopra il livello 100. Possiamo provare un attimino a vedere cosa riusciamo a fare, soprattutto se con Kyogre, che abbiamo potenziato poco fa, riusciamo a fare qualcosa. Ricordiamoci che i Pokémon sono 18 livelli sopra al mio Pokémon, anzi di più. No, 18 livelli. Quindi cerchiamo di ragionare per bene, perché questo Blaziken potrebbe soffrire anche lui Origin Pulse. Le abbiamo fatto un sacco di danno, l'abbiamo shottato, ma il nostro Kyogre è stato distrutto. Ora abbiamo Magmar, che anche lui dovrebbe soffrire Origin Pulse, però non abbiamo attaccato. Allora vado di Ancient Power, lui mi ha fatto un critico e io gli ho tolto metà della sua vita. Riproviamo ancora con Ancient Power, con la speranza che Kyogre rimanga in campo. E infatti è così, Kyogre sta resistendo a vita rossa. Ottimo, abbiamo eliminato 3 Pokémon, molto bene. Adesso
Abbiamo qua davanti Typhlosion di tipo Isui. Ragazzi, che è bellissimo. Peccato che sia così tanto piccolo e minuscolo. Però noi con il Regin Pass potremmo shottarlo. Non ce l'abbiamo fatta. Me lo aspettavo. Ora però posso mettere in campo il mio Rayquaza e andare di oltraggio. Ma non solo. Se lui mette in campo un Pokémon speciale, io metto in campo il mio Pokémon speciale, che è questo Mega Rayquaza Shiny. Per provare a shottarlo, abbiamo tolto più della metà della vita. Lui ci ha tolto molto di meno per essere un Pokémon sopra il 100. E noi l'abbiamo completamente eliminato come Charizard, che ha preso un sacco di danno questo Charizard Shadow. Molto bene, i miei Pokémon stanno livellando. Spero che anche il mio Charizard possa livellare. Camerupt vuole imparare delle mosse nuove, ma non è questo il caso. Direi di andare di Extreme Speed per eliminarlo del tutto. L'abbiamo già eliminato. Abbiamo già vinto la battaglia. Ragazzi, abbiamo praticamente gestito in maniera perfetta la prima battaglia di tipo leggendario. Incredibile. Aiaiaia, prendiamo tutto quanto. Oh, tre pietre focaie e basta. Qua in alto non ho nessun tipo di selezione. Neanche posso colpire i Pokémon per ottenerli. Non posso neanche provare a catturare questo Charizard Shadow, come vedete. Abbiamo Banette, boss raro. Però prima voglio... qua però abbiamo un NPC che, come nell'altra sfida dei Pokémon Shiny, si è parato qua davanti. Quale Pokémon speciale vuoi? Camerupt, Charizard, Typhlosion, Blaziken o Magmar? Io, ragazzi, in questo momento voglio scegliere Typhlosion. Anche se Charizard Shadow è bellissimo, voglio questo Typhlosion di Isui. Ottimo, una volta arrivato al tuo villaggio ti verrà consegnato il tuo Pokémon scelto, Typhlosion. Così diretto? Quindi mi state dicendo che tecnicamente noi, raggiungendo il nostro villaggio, la nostra casa, quindi questo qua è il nostro villaggio principale, possiamo andare direttamente sul nostro PC e ottenere il nostro Typhlosion! Eccolo qua! Ce l'hanno dato davvero! Non ci credo! Controlliamolo! Che bello! Pensavo che modificassero il mio di Typhlosion che già avevo, come un po' è stato col mio Mewtwo corazzato. Ma ragazzi, eccolo qua davanti. Mamma mia, che bella questa versione di Typhlosion di Isui. Ragazzi, è uno spettacolo. E secondo voi, ho fatto la scelta giusta? Non prendendo Charizard Shadow, ma prendendo lui? Scrivetemelo qua sotto nei commenti voi cosa avreste scelto. Io direi che ci possiamo fermare qua, campioncini. Ci salutiamo, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, lasciate un mi piace. Ciao!